Qui siamo nelle zone più colpite tra quelle colpite qui nelle Marche e quindi zone che continuamente hanno scosse di terremoto. Ce n'è stata da ultimo, come ricorderete, una martedì scorso, e quindi c'è innanzitutto, io credo, la necessità di dare un messaggio per quanto possibile di rassicurazione ai sindaci e attraverso i sindaci ai cittadini, non solo di Muccia, ma di tutti i comuni che da questa sequenza sono maggiormente colpiti, qui nelle Marche come in Lazio, in Umbria e in Abruzzo. Ho visto come sempre da parte dei sindaci una grandissima responsabilità, voglia di collaborare con le istituzioni, la segnalazione di alcuni problemi che cercheremo di contribuire a risolvere e che in parte cercheremo di far risolvere al Parlamento nei prossimi mesi. Bisogna accelerare la ricostruzione privata, bisogna cercare di capire se per i comuni particolarmente colpiti, quelli diciamo più colpiti degli altri, ci possono essere degli impegni anche normativi particolari, però in generale la cosa più importante di tutte, io credo, è quella di dare un messaggio di fiducia a questo territorio. Questo è un territorio meraviglioso, pieno di risorse, risorse culturali, risorse naturali, risorse gastronomiche, c'è molto turismo, non può essere abbandonato e non sarà abbandonato. E la presenza qui del governo sta a significare innanzitutto questo, e cioè che siamo accanto ai sindaci e ai loro concittadini in questo momento così difficile.